Mister, allora, vittoria per 4-3 in una partita strana perché siamo andati sotto, però possiamo dire tranquillamente che per 70 minuti si è visto probabilmente il miglior Brescia della stagione. Poi quel calcio di rigore e si è spenta la luce. Concordo con te, perché casualmente eravamo sotto, perché se analizziamo bene anche il gol, abbiamo commesso noi un grave errore in difesa e abbiamo concesso questo gol. Però ho visto una bella reazione da parte delle mie ragazze, hanno tirato fuori l'orgoglio, la voglia, l'entusiasmo di ribaltarla e penso che per 70 minuti, come dici tu, sei stato un grande Brescia e sono contento per la prestazione che hanno dimostrato sul campo in quei 70 minuti. Poi mi sono un po' arrabbiato perché abbiamo avuto, come dici tu, spenta la luce e abbiamo avuto quei 5 minuti di blackout che in queste categorie, va bene che noi abbiamo una rosa molto giovane, però non puoi concedere a squadre esperte come Montorfano o altre squadre che sono lì nelle prime posizioni, perché se no ti castigano. E infatti abbiamo concesso rigore, mi dicono non c'era, però quando dopo subisci sul rigore e dopo un minuto prendi un gol, quando puoi gestire il contropiede così, mi fanno arrabbiare. Di positivo ovviamente c'è la vittoria e il secondo posto in classifica. Sì, indubbiamente, ripeto, la prestazione, sono contento della prestazione delle ragazze perché c'è stata una grande reazione dopo il gol subito e si è visto, penso che meritavamo di essere sopra di 3 gol, un 4-1 che rispecchiava l'andamento della partita e quindi sono contento della prestazione, siamo secondi e andiamo avanti su questa strada che è la strada giusta che dobbiamo percorrere da qui fino al 28 di aprile.